Facebook non garantiamo noi l'audio della radio, di quello che esce. Ci fermiamo, di quello che esce non garantiamo proprio niente. Di quello che esce stasera non garantiamo niente. Quindi no, vabbè, noi garantiamo sempre perché noi siamo, come dire, liberi e indipendenti. Autogestiti. Però autofinanziati. Ce ne stiamo andando a capo sotto, come si dice, dalle nostre zone. Va bene, vogliamo mettere un po' di ci musica? Ci ascoltiamo un po' di musica e poi ripartiamo con il candidato sindaco Antonio Trampagna. A dopo. Sento più la tua voce al mattino che grida bu e mi faceva svegliare nervoso, ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me sei sempre stanco perché tu non hai orari. È da tempo che cucino e metto sempre un piatto in più per te. Sono rimasto quello chiuso in sé che quando piove ride per nascondere. Mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me ti senti solo perché non sai come appari. Sento, se solamente ti inventasse delle nuove parole potrei dirti che siamo soltanto bagagli, viaggiamo in ordini sparsi. Se solamente ti inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore e cantartele qui. È da tempo che cammino e sento sempre rumori dietro me, poi mi giro pensando che ci sei te e mi accorgo che oltre a me non so che c'è. Mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me sei sempre stanco perché tu non hai orari. Sento, se solamente ti inventasse delle nuove parole potrei dirti che siamo soltanto pagani, viaggiamo in ordini sparsi. Se solamente ti inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore e cantartele qui fra i miei tuoi particolari. Cantartele qui. CRT, un mondo di emozioni. Rieccoci di nuovo in linea e benvenuti ancora su CRT Radio, verso le amministrative. Siamo partiti intorno alle 18.30 con il candidato a sindaco Franza Di Ariano, poi siamo passati verso Trevico con il candidato Nico Rossi al comune di Trevico. Adesso scendiamo dalle nostre zone, andiamo sul Calore di nuovo e andiamo su Taurasi. Bene. Benvenuti a Taurasi. Allora, a Taurasi scendono in campo due liste, c'è Taurasi Viva di Antonio Tranfaglia e c'è Taurasi Unita di Mario Gerardo Picariello. Stasera abbiamo qui con noi in questa prima fase Antonio Tranfaglia con Taurasi Viva e Danila De Luca. Grazie mille per essere qui con noi, grazie per la disponibilità, buonasera ad entrambi. Grazie a voi.
Andiamo subito con le domande, anche perché abbiamo una mezz'oretta a disposizione. Tranfaglia, lei nel 2014 con Taurasi Viva raccoglie il 35% dei consensi e costituisce la minoranza fino a quando poi l'amministrazione non è caduta. Può raccontarci brevemente che cosa è successo e soprattutto quali sono state le motivazioni che hanno portato i sei consiglieri a darle dimissioni? Innanzitutto rinnovo il ringraziamento per averci ospitato qui questa sera. Grazie a voi. Un caloroso saluto a tutti i cittadini di Taurasi e a tutti i radioascoltatori. Per quanto riguarda la domanda che lei mi ha posto, devo dire che 4 anni e mezzo sono lunghi, nel senso che vivere la vita amministrativa per 4 anni e mezzo è qualcosa di molto impegnativo. Per quanto riguarda la caduta dell'amministrazione, è una domanda alla quale è semplice rispondere, perché una vera e propria amministrazione in questi 4 anni e mezzo non c'è mai stata. Ricordo a tutti che ci sono stati consigli comunali dove addirittura era assente la maggioranza, eravamo solo presenti noi dell'opposizione, e più volte è successo che la maggioranza si è tenuta in vita anche per un solo voto, e quindi sono stati 4 anni e mezzo di stallo, di fermo per il paese, non ci sono state iniziative, quindi la fine dell'amministrazione non è che qualcosa che è arrivato all'improvviso, ma è qualcosa che si è determinata nel tempo, perché la coesione, l'unione, il gruppo, la coesione del gruppo è fondamentale per portare avanti la macchina amministrativa. E si è capito, era prevedibile. Non solo per me, anche per loro. Però è come dire, per forza, che hanno voluto mantenere la propria poltrona più tempo possibile, senza guardare realmente che il paese comunque era nello sfracello. Parliamo di Taurasi, stallo amministrativo, consigli, giunte comunali e consigli che venivano disertati. Che cosa ha provocato per Taurasi questa situazione? Ma non solo i consigli, perché poi se uno va a analizzare, ed è semplice, basta andare sull'albo petrolio storico del comune di Taurasi, non solo il consiglio comunale era privo dei consiglieri di maggioranza, ma non per capricci oppure perché per assentismo. Si respirava un'area pesante, un'area di... Non c'era un'unione, non c'era una squadra, non c'era un affiatamento, perché poi alla fine tutto veniva deciso da 2 o 3 persone. Poi cosa veniva deciso, a dire la verità non saprei, perché poi alla fine non è stato fatto niente. Ma anche in giunta, anche la giunta stessa, spesso purtroppo ci sono state le assenze del sindaco per problemi suoi personali, e qui speriamo che tutto sia risolto. Però anche da parte dell'allora vice sindaco ci sono state numerose assenze. Basta andare sull'albo petrolio e leggere quindi un poco tutte le delibere di giunte. Prima di passare alla programmazione, una domanda di rito, insomma, per la situazione. Come spiega Tranfaglia la presenza nella sua lista appunto di due persone che facevano parte dell'ex maggioranza? La spiego con sincerità. I 4 anni e mezzo sono lunghi, quindi hai modo di ascoltare, di guardare e di valutare. E non solo in quelle due persone, che sono Stefano e Teobaldo, c'erano anche altre persone che
lo guardavi negli occhi, sentivi loro l'esigenza di proporsi e di poter fare realmente qualcosa, di dare realmente qualcosa di concreto per il paese. Però quando si è legati, quindi quando la scelta ricade su due o tre persone che decidono la vita di un'amministrazione, risulta difficile, in particolar modo quando si è più giovani, quindi quando si è alla prima esperienza. Anzi, io ricordo Teobaldo, al quale va tutta la mia stima, pur sapendo che fosse controproducente la sua astensione in un consiglio comunale quando c'era l'approvazione di un bilancio, lui si astenne e passò il bilancio con 4 voti, ma non il suo. Quindi lui in quell'occasione mise da parte diciamo anche i suoi interessi, se si possono chiamare interessi, per mettere fine a una guerra vera e propria. Poi il commissariamento secondo me ha giovato al comune, ha giovato perché abbiamo avuto la fortuna di avere un commissario attento, una persona seria, super partners, e che si è speso realmente per il paese. 2 volte a settimana è stato sempre presente, è costato anche di meno rispetto all'amministrazione di maggioranza in termini di soldi economici. E ha aggiustato un bel po' di cose e ha fatto pure un bel po' di cose. Certo, c'è tanto da fare, ecco perché noi chiediamo il sostegno e chiediamo il voto ai cittadini di Taurasi, proprio perché abbiamo voglia di rilanciare il nostro paese, abbiamo voglia di metterlo in moto, abbiamo voglia di renderlo respirabile, nel senso l'atmosfera e quindi un paese bello, pulito, ordinato, sistemato, un paese che dia l'immagine di sé, un'immagine concreta e un'immagine che rappresenta il paese del vino e del buon vivere. Perfetto, abbiamo toccato nei primi 10 minuti un po' la vecchia gestione del Comune di Taurasi. Andiamo sulla nuova programmazione, chi vuole rispondere diciamo che dopo le stesse domande saranno anche rivolte al dottore Picariello, che sarà qui con noi, ricordiamo, dalle ore 21. Da dove si riparte e che paese troviamo e bisogna governare? Beh, il nostro compito sarà duro, innanzitutto perché troveremo un paese che ha scontato l'inerzia di un'amministrazione passiva e poco attenta a tutte quelle che erano le problematiche del paese. Basta pensare al verde pubblico, alla pulizia delle strade. Un paese ordinato, un paese pulito è il biglietto da visita. Noi abbiamo un centro storico bellissimo, un centro storico che comunque non ha nulla da invidiare a quelli della Toscana, però un centro storico abbandonato, case che fatiscenti, anche di proprietà del comune, che non vengono aggiustate, vicoli sporchi i cui unici abitanti sono i topi. Quindi in effetti avremo un lavoro arduo da fare, innanzitutto pulire il paese, e questo diciamo che è la cosa che faremo subito, non appena il popolo di Taurasi ci darà la possibilità di farlo il 26 maggio, e quindi questa sarà una cosa che faremo subito. Nostro compito è anche quello di riprendere tutte le strutture sportive. Noi abbiamo un campo sportivo, un palazzetto dello sport, una palestra che si vede il passaggio del tempo, il logorio, si vede che il ricordo
il ricordo di un palazzetto dello sport e di una palestra bellissima, ma è solo un ricordo, perché in effetti ci sono strappi adesso nella tensostruttura e non può essere utilizzato appieno, insomma, per quello che per come dovrebbe essere utilizzato, quindi gli impianti sportivi. Poi nostro intento di comune accordo, come noi già stiamo facendo adesso, è quello di dare corso poi alla collegialità dei nostri incontri, cioè potrebbe essere, abbiamo pensato che ognuno di noi deve essere contornato da persone che comunque hanno sostenuto il nostro gruppo e da persone che vogliono apportare un loro contributo.